Giovanni Di Martino, presidente dell'Inessa Giarre, una bella partita oggi qui al comunale di Bucolo, purtroppo uscita a mani vuote. Il calcio a volte regala anche queste cose. Noi abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo chiuso sullo 0-0, siamo entrati in campo il secondo tempo un po' timorosi, perché anche il Santa Teresa attaccava, perché sapendo il risultato della Belpassese di ieri, giustamente ci teneva tanto a passare in vantaggio e andare in vetta, e giustamente noi un pochino rimaneggiati dalle assenze di Villani e Leonardi, che sono due giocatori che non si possono regalare a nessuna squadra. La mia squadra ha fatto grandi cose, poi si sa, prendo un gol sul rigore, a mio parere credo anche un pochino dubbio, poi avete visto anche voi, l'arbitro ci ha annullato un gol di Simone Candido, che per noi anche, mi avete detto anche voi che l'avete visto regolare, l'arbitro è in campo, vede lui e quello che decide lui è così. Del resto che devo dire? Non ho altro che dire, vuol dire che ci rifaremo con la Dacca di Sant'Antonio in casa domenica prossima, che Dio ce la mandi buona, ma io la squadra la vedo in salute. Oggi ci è mancato il gol, che devo dire? Presidente, nella campagna di riparazione avete cambiato volto a questa squadra e si è visto anche oggi contro la prima in classifica che avete fatto un figurone. Secondo lei cosa manca di più a questa squadra? Solo la fortuna? Manca la fortuna, che anche diciamo che anche noi ce la dobbiamo, diciamo, anche trovare. Poi manca il gol. Oggi, ripeto, quelle due assenze per me sono fondamentali, perché noi abbiamo battuto il Randazzo 2-0 e questi due elementi che oggi non erano in campo, uno per squalifica e uno per uno stiramento, diciamo, hanno fatto la differenza con Randazzo, quella che oggi non c'è stata qua. Chi l'ha sostituito, diciamo, è stato bravo, però capite, se vanno in panchina qualcosa ci sarà, e poi entrano e fanno quello che possono fare. A Giarre in passato si è giocato anche nel professionismo con squadre in Serie B, come mai il calcio è sceso così basso in questo paese? Dopo la C1 fatta a grandi livelli, poi c'è stata, diciamo, la crisi galoppante, non ci sono imprenditori che vogliono scommettere sul calcio perché già hanno problemi e difficoltà con le loro aziende. Lei capisce che oggi anche un campionato di prima categoria costa non meno di 40.000 euro, e noi mettiamo dei soldi di tasca nostra con pochi sponsor e con tutto quello che c'è in giro, diciamo, siamo ancora fortunati a tenere la prima categoria, anche se io devo dire che mi voglio salvare più presto e poi richiedere il ripescaggio, perché come bacino d'utenza e come struttura noi siamo non da prima categoria ma, come diceva lei, da C, però noi, a noi basterebbe fare un campionato ottimo di promozione, però diciamo, prima ci dobbiamo salvare e poi magari si fanno questi discorsi, perché io sto anche allargando la dirigenza, sto prendendo anche degli amici che si vogliono scommettere del calcio. Io ho chiuso con il 2007-2008 in eccellenza, ho salvato il titolo, poi altri imprenditori io ho mollato e hanno voluto loro prendere, diciamo, in mano le redini con una terza categoria, che poi l'hanno tramutata in promozione, poi hanno fatto un'eccellenza e poi come al solito si affrosciano e cadono in depressione e mollano tutto. Io quest'anno la squadra l'ho fatta a settembre e credo che a settembre non c'è nessuno, infatti a dicembre per apertura delle liste io ho preso 10 giocatori di categoria e oggi voi avete visto la qualità dei giocatori, non sono giocatori presi qua in giro ma sono giocatori che scendono dalla promozione, si sono anche, diciamo, abbassati i rimborsi spesa, perché sapendo che c'era Di Martino hanno detto Di Martino è un uomo di calcio e Di Martino li sta accontentando in tutto quello che può. Vediamo un po', siamo qua.